Beh, questo è il mio garage. E quindi con quale mezzo pensi di partire a impennare? Mi stanno piacendo i mezzi. Però ce n'è uno a quattro ruote che si può impennare. E lo voglio impennare con una ruota sola. Quello là. Partiamo con il monopattino. Il monopattino? Sì, sì. Di questo allora ti dovrò dare le chiavi e vedere come te la cavi. Io non dubito delle tue doti da impennatore, ma con questo? Boh, non l'ho mai provato. Quindi questo qua sarà in mano tua per un po'. Ah. Può grattare? Oddio. Si può grattare, speriamo di non demolirla. Ti vedo già bello carico, eh. Oggi con pacchettone faremo un po' di cinema. Ma io voglio vedere il tuo capo. La madre. Ma che re? Questa qui è la modalità riccio attiva. Abbiamo il riccio sulla frizione, il riccio sul freno e il riccio anche sulla targa. Codino. Madonna, no! Ma dai! Vi siete iscritti al canale? Anche il mio. Il ditino ce l'avete? Tasto rosso. 400.000 iscritti. Ora, stiamo andando in una zona chiusa al traffico, è tutto bello. Devo scegliere con che mezzo seguirti. Sei pronto? Io sono pronto, tu? Io no, perché non so se si accende sto booster. È una vita che non lo accendo. Oh, sono spumato su un quad. L'ultima volta che sono salito su un quad avevo tipo 8 anni alle giostre. Posso dirti che ho un po' di paura? Sì, devi averne. Sto booster fa sempre troppo macello. Che bello, paghi sul conto. No, guardalo. Quanto è bello. Questa è la mia zona chiusa al traffico. Ma che bella. Tutto tuo. Allora, le protezioni servono sempre. Per questo ho i guanti. Lo vedo. Ottimo. Madonna. Ce l'ha da un minuto. Era un po' a sinistra, eh. Proviamo in seconda. Che spettacolo! Meno schiena oggi sicuro. Guardalo! Ma va un botto comunque! Che spettacolo! Mentre Paghi prende confidenza e si diverte e mi finisce le gomme a quanto pare, io mi metto qui e tiro fuori la telecamera giusta. È arrivato il momento di vedere le tue vere skill di guida. Le mie ultime skill erano 8 anni. No, quando avevo 8 anni? Vediamo se sono ancora capace. È passato un po' di tempo, mi sa, un pochino. Il guerriero mascherato. Mi stai già finendo tutte le gomme, pezzo di merda. Mi devi insegnare a impennare, ma prima fammi vedere come si fa. Oh! Oh! Ve l'ho già detto che Paghi non stanno, è vero? Paghi! Paghi! No! Oddio! Mi farai venire un infarto! È la prima volta che provo un quad serio. Dai, ma non è possibile! È la prima volta che provo un quad serio. È la prima volta che provo un quad serio. Guardalo! Ma non ci credo! Ma il cazzo mi stai dicendo? Minchia, ma sei skillato davvero? Non ho parole. Totalmente in piedi, mamma mia. Allora, due sono le cose. Mi faccio insegnare a impennare oppure lo vedo schienarsi. Scegliete voi. Non rompere il cruscotto. 25.000 like e provo a farmi insegnare ad impennare il suo K da Paki. Totale. Senza mani. Senza mani. Ma che c***o? No. Ha soldato che questo lo sa impennare. Io direi che passiamo al verde. Sai che non sono capace? Qua? Gli scooter non sono capace. Ma bro, hai appena preso 70 cavalli di quad. Da 30 secondi l'hai tirato a candela che si spegneva. No! Voglio credere! È una figata! Proviamo lo scooter, ma non sono capace. Vabbè, se. Bellissimo, abbronzatissimo. Tiriamo il freno a Mario. Ecco. Ciao! Adesso sono in possesso di questo video. Cioè, non è che è mio il video, penso che avete capito. Cioè, allora, queste qui sono tutte le sgommate di Mitch. Buster! Vediamo Mitch sul Buster. Cosa da fare? Per scaldare la gomma.
è un po' come me, quindi è bravo. Sono mezzo a di impennare sto coso, ma che non mi ricordo più. Un po' storto come me, ma è capace. Mitch sa impennare il booster. Drogatello della mezzanotte, io non sono capace con quel robo. Ho paura, ho veramente paura. Io tengo un... Ah, non lo vedo male, lo vedo meglio di me. E qualche volta il venerdì. Mi sento una zanza. Guardalo. Non rompere il cruscotto. Io sono Maria e tu carta, mola da macchina. Madonna. Adesso rifacciamo un cambio mezzi, torno sul quad e andiamo a prendere qualcos'altro da impennare. Ormai queste due sono già sverginate ormai. Oh, ma che bello vederti sull'Hyrox. Ma di... Il freno è sempre a sinistra, il freno! Lo vedo male, giuro, sull'Hyrox lo vedo male. Cioè, io non so se avete idea quanto va l'Hyrox e soprattutto quanto è leggero davanti. A 130 con un colpo di reni si alza. Quindi a 20 all'ora... Ma quanto... Ma raga, cos'è sta roba? Io non sto accelerando, lui sale. Ma stai calmo. Cos'è sta merda? È un po' cattivo, Non sta giù. Che t'ho detto, Tommà? Perché sale così? Io non voglio che sale. Freno e invece deve salire esattamente così. Il punto è che se cerchi di impennarlo a bassa velocità, cioè non è che si alza candela. No. È proprio... Si scappotta. Ma infatti ti ho visto un pelino male. Non è mai scivolato? No. Ha detto. No. Ma che bestia è? Allora, così io vado a prendere il pane tranquillo, 40 all'ora, come uno scooter deve andare. Poi apro e viene su. Sandy, devi stare giù. Mamma mia, ma che bestia. Allora, io volevo usarlo tranquillamente e no. Porca boia. Con le moto a Misano erano una cazzata. Esatto. Io do gas, sto fermo così e lui continua in impennata. Ma stai giù un attimo, per favore. Ti vedo in difficoltà. Che spettacolo. Posso dire che è una figata? Sto coso, sto F12, F15, F12 è davvero una figata. Che legnata. Allora, lo scooter può andar bene. L'unico problema è che gli servono tipo un 40 kg davanti perché viene su. Beh, in effetti tieni conto che quando la gente lo usa in pista lo piomba. Ma in tutto questo mi sa tanto che è il mio turno. Quadra bene, dove c'è il cambio? C'è il cambio, vedi lì quel pezzo di cemento? Avevo il carter bucato, adesso non perde più olio. Ma l'hai cementato? Eh sì. 15 euro mi hanno chiesto per un carter di quelli. Sei matto? Cemento in casa, acquazzuola. Non ho parole.